Ma è meglio avere uno studio grande o tanti studi piccoli? Molti dentisti sottovalutano la possibilità di crescere nel settore odontoiatrico e diventare riferimento nel territorio per i propri pazienti. I modelli di crescita per lo studio dentistico sono generalmente di due tipi: la crescita orizzontale e la crescita verticale. La crescita verticale si basa sull'ampliare il proprio studio dentistico il più possibile, mettendo in piedi il tipico dental building americano. Se da una parte avere 1000 poltrone ti permette di scalare, dall'altra fa alzare i costi e abbassare la marginalità. Nella crescita orizzontale invece l'obiettivo è quello di costruire una rete di studi odontoiatrici all'interno del territorio, che può essere provinciale, regionale o addirittura nazionale. Si tratta di un modello di crescita molto sfidante, in grado di trasformare un business locale in un business di più ampio respiro. Tuttavia ogni medaglia ha il suo rovescio e mettere in piedi qualcosa del genere è un'impresa titanica, sia per investimenti che per sforzo realizzativo. Le formule per realizzare questo tipo di sviluppo possono essere diverse, dal licensing al franchising o mantenendo semplicemente la proprietà delle strutture. E delegare la conduzione a figure di riferimento, medici o manager che siano. Ma mi pare evidente che questo significherebbe smettere di fare il dentista per fare appunto l'imprenditore. In ogni caso, se hai più di uno studio, il mio consiglio è sempre quello di mettere tutto all'interno dello stesso brand. Se vuoi una mano su come realizzare il progetto, siamo a tua disposizione.